Si è tenuto al centro espositivo Lario Fiere di Erba il primo appuntamento di Riparti Lombardia, il tour istituzionale attraverso le varie realtà provinciali lombarde, promosso dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per acquisire direttamente dal territorio una fotografia concreta e reale della situazione dei diversi settori economici e produttivi, con l'obiettivo di finalizzare il più possibile gli interventi legislativi di indirizzo che dovranno caratterizzare la ripresa e la ripartenza lombarda dopo l'avvio della cosiddetta fase 2. E devo dire che è stata una mattinata molto concreta, molto sincera, molto diretta, in cui sono usciti vari temi, alcuni ovviamente più settoriali, il tema ovviamente del turismo a come l'ECO è centrale, alcuni più generali, il tema della liquidità e della burocrazia sono, come dire, due temi fondamentali che sono usciti da tantissimi interventi. Dopodiché volevo dire che c'è stata una sensazione molto positiva, perché la riunione è stata particolarmente partecipata anche come numero di interventi sia istituzionali che delle categorie, e siamo passati, come dire, dalla diocesi che ha portato, come dire, non tanto il grido di dolore ma l'attenzione sulle fasce più deboli, che è un tema fondamentale, fino ovviamente a Polis e alla parte universitaria, che ha dato, come dire, degli stimoli rispetto a delle necessità che dobbiamo in qualche modo cogliere come opportunità per guardare al domani. Negli interventi dei numerosi rappresentanti delle categorie economiche e produttive del territorio presenti oggi all'Ario Fiere sono stati sollecitati numerosi temi, tra questi la necessità di dare maggiore attenzione al tema dei giovani e al tema del turismo, a quello della navigazione sul lago, nonché a quello di immettere maggiore liquidità per le imprese del settore manifatturiero. Altri temi sollevati sono stati quelli di garantire una ripresa più celere del comparto edilizio, nonché quello di sburocratizzare i bandi e semplificare le procedure amministrative. In occasione delle varie tappe provinciali, il Consiglio regionale mette a disposizione dei territori gli strumenti di analisi e monitoraggio realizzati da Polis Lombardia a seguito dell'emergenza legata al coronavirus. Sul turismo, settore particolarmente penalizzato, è stata attivata la collaborazione con Esplora.